Questa è una favola dei giorni nostri, è una favola adatta a tutte le età, fatta di fiato, di urla, di pianto e tanto, tanto coraggio. È una di quelle favole che a raccontarla non ci si crede, sulla quale, d'ora in poi, non vi possono essere più dubbi. Maggio 1998. In uno stadio gremito si certifica l'impresa. Una squadra cosiddetta di provincia, dopo anni, torna nella massima serie. La Salernitana di Aliberti e Delio Rossi, di Di Vaio e dei fratelli Tedesco, lo fa vincendo la B, abbattendo ogni record, compreso quello dei punti. Tutti vorrebbero far sfociare la gioia nell'apoteosi, ma a pochi chilometri, in una zona dell'Alto Salernitano, un'alluvione qualche giorno prima ha distrutto parte dei comuni di Sarno, Bracigliano, Siano e Quindici, in provincia di Avellino. In segno di rispetto, la festa diventa intima. Solo un giro di campo esultante, quasi per stemperare in qualche modo la gioia. Anche la partita contro il Venezia, che sarà anch'essa promossa, finisce senza spasimi, con uno 0-0 che sembra intonarsi alla strana sensazione di una gioia a metà. 10 maggio 2021, Pescara. Inaspettatamente la squadra di Mister Castori arriva a posizionarsi al secondo posto, centrando la promozione diretta in Serie A dopo 22 anni. Uno strano anno questo, un anno in cui i giocatori scendono in campo in stadi vuoti. C'è la pandemia del Covid-19, molte sono le coincidenze. La data, la festa a metà e il Venezia, che quasi come se avesse un destino congiunto con la Salernitana, anch'essa tramite playoff accede alla Serie A. In città, uno dei capi ultrastorici, il Vichingo, invita tutti a stare in silenzio. Zit! Diventa un mantra che accompagna un velato auspicio. Non succede, ma si succede. Quando trova la gente in mezzo combo, zit, facci! Zit! Vai avanti! Non come ci dice, non arriva a mamma, arriva in cima, facciamo la zit! Ha capito? Non colpa, razzo, non colpa! Poi scoppierò a maggio, zit! A maggio scoppierà, zit! Ma c'è un però. Però? Il coproprietario della US Salernitana 1919, Claudio Lotito, ha già una squadra militante in A, la Lazio. Però? E quindi che si fa? La favola si avvia con un inizio senza inizio. Il 7 luglio il consiglio della FIGC approva il trust della Salernitana che separa il club Granata dalla proprietà di Claudio Lotito. Tutti i consiglieri votano a favore, ad eccezione del presidente della Lega di Serie B, Mauro Ballata, che si astiene. Ma mezza Roma? Ma mezza Roma è il cognato. Ah, quindi tutto risolto? No, perché Gravina, il presidente della FIGC, dichiara che entro 6 mesi la Salernitana dovrà cambiare società, altrimenti sarà fuori dalla Serie A. Ah. A traghettare la Salernitana nei 6 mesi che seguono viene chiamato il generale Ugo Marchetti. Della precedente proprietà resta come direttore sportivo Angelo Fabiani, che con qualche spicciolo porta a casa giocatori in prestito, qualche sponsor, tutto l'occorrente per scendere in campo, magliette, pantaloncini, scarpette, palloni e ribelli. Sì signore, a Salerno il 6 settembre varca la Reiki proprio lui. Frank Scarface Ribery. Yeah.
La Serie A in questa stagione ha portato dei cambiamenti. Difatti il campionato non prevede più la simmetria tra il girone di andata e quello di ritorno. Cioè, fammi capire, vuoi dire che la prima giornata di campionato non coinciderà con la prima di ritorno? Sì, voglio dire proprio questo, tenendo presente che la partita di ritorno tra due squadre non potrà essere disputata a meno di 8 partite di distanza da quella di andata. Chiaro? La Salernitana inizia il suo campionato in trasferta, sfidando il Bologna di Mijatović, che ha come responsabile scouting Marco Di Vaio, il protagonista dell'ultima Salernitana in A, che con i suoi 12 gol ha ancora il record di segnature di un cannoniere granata nella massima serie. Inoltre c'è da fare un ultimo nome. Il direttore dell'area tecnica dei Fersini è un tal Walter Sabatini. Teniamolo a mente, questo nome. La partita vede due espulsioni, sia da una parte che dall'altra, rispettivamente per Strandberg e Soriano, che probabilmente avevano preso il rettangolo di gioco per un primo. Per fortuna Bonazzoli, che aveva già segnato all'esordio con i Granata in Coppa Italia contro la Regina con la doppietta, pensa bene di spiazzare il portiere e portare avanti la Salernitana, che fattasi raggiungere andrà di nuovo in vantaggio con il primo gol in A di Mamadou Koulibaly. Sembra fatta, ma purtroppo la Salernitana dovrà arrendersi. . 29 agosto, Salernitana Roma 0-4. 12 settembre, Torino Salernitana 4-0. 18 settembre, Salernitana Atalanta 0-1. E è vero, la Salernitana ci ha messo in difficoltà, ha giocato una partita come non aveva mai fatto in queste precedenti, un pubblico straordinario indubbiamente, e aver vinto questo tipo di gara in difficoltà rende ancora maggior merito ai ragazzi per come sono riusciti in difficoltà a vincere. La nave di Marchetti sembra imbarcare acqua da tutte le parti. È la tempesta infuriare senza alcuna sosta. Ma il 22 settembre, contro l'Hellas Verona, la Salernitana alla quinta giornata conquista il suo primo punto, pareggiando per 2-2. Il 26 settembre, però, in quel di Reggio Emilia, la Salernitana col Sassuolo, pur non demeritando, ritorna a perdere 1-0. Il 2 ottobre, invece, gli uomini di Castori vincono la prima partita in casa contro il Genoa, grazie ad un'incornata di Milan Djuric. Sembra che per la Salernitana sul terreno amico sia cambiato il vento, ottenendo il secondo risultato utile consecutivo. Ma nella giornata successiva la Salernitana ospite dello Spezia perde per 2-1 e il generale Marchetti, con uno stream in sito comunicato, scarica il vero autore della cavalcata della bersagliera in A, il tutto condito da una lunga ramanzina pubblica all'allenatore e a tutta la squadra anonima. Su questo interverrà l'AIA, mentre il mister della promozione è immortalato su una panchina non di calcio al crepuscolo, degno finale drammatico di un allenatore che meritava ben altro epilogo. Il 23 ottobre si presenta davanti ai tifosi granata il nuovo mister della Salernitana, Stefano Colantuono. Sono carico a mille perché ricordo gli ultimi sei mesi che ho vissuto qua a Salerno, per mia sfortuna li ho vissuti con uno stato d'animo un po' particolare per motivi che è inutile che sto qui a ricordare. La squadra l'ho trovata dispiaciuta, è chiaro. A tal proposito apro una parentesi e voglio salutare con grande affetto e stima Fabrizio, perché io nel calcio c'ho degli amici, ma ce ne sono poi quei tre o quattro un po' più ai quali sei più legato, e Fabrizio è uno di questi. Il suo biglietto da visita non sarà proprio allettante. La Salernitana contro l'Empoli in 13 minuti subirà 3 gol, chiudendo i conti col risultato di 2-4, mentre i tifosi dalle gradinate della Sud Siberiano non finiranno mai di cantare. Dopo appena 3 giorni, Colantuono ha la possibilità di rifarsi e lo fa nel migliore dei modi. La Salernitana Corsara vince a Venezia per 2-1, con un gol allo scadere di Andrea Schiavone. Sono i primi punti in trasferta. Il 31 ottobre ritorna il derby Salernitana-Napoli in Serie A, che nell'ultima stagione giocata in A dalla Salernitana non si poté disputare in quanto il Napoli si trovava in Serie B. Il derby, giocato con molta grinta dai Granata, è vinto dai partenopei grazie a un gol di Zielinski. La Salernitana sembra non fermarsi più, in negativo.
7 novembre, Lazio-Salernitana 3-0. 21 novembre, Salernitana-Sampdoria 0-2. La squadra perde, i tifosi vincono sempre. Nella partita con la Lazio, i supporters granata si presentano in 6.000 e con opportuno fair play, molti tifosi avversari incominciano a complimentarsi con i tifosi dell'Ippocampo. Commenti social sono eloquenti. Il 26 novembre c'è quello che tutti definiranno già scontro diretto per non retrocedere. La Salernitana sarà di scena in terra sarda contro il Cagliari di Mazzarri. La partita non sembra andare come sperato dai supporters granata e quando sembrano oramai aver cantato ancora una volta fino alla fine di un'ennesima sconfitta, Bonazzoli regala loro un sorriso. Pareggia al 90° su assist di Zortea. Dopo questo lampo di luce nelle tenebre granata, il ruolino di marcia che segue sarà davvero disastroso. 5 sconfitte in 5 partite, compresa la Coppa Italia, subendo 14 reti e non realizzandone nemmeno una. Ma le partite giocate in campo sembrano essere più semplici di quella che si gioca fuori. Il termine è perentorio, lo aveva dichiarato Gravina. Se la Salernitana non sarà venduta entro il 31 dicembre, potrà dire addio alla Serie A. E probabilmente, diciamo noi, al calcio professionistico. Il 16 dicembre la Lega di Serie A ha votato compatta per chiedere la proroga dei termini per la cessione fino all'epilogo del campionato. Il giorno successivo, in occasione dell'incontro con l'Inter, i tifosi della Salernitana espongono uno striscione. Ma chi è questo? È questo Torno. Come Conti? Come Conti. Tieni la mente. Allo striscione fa eco quello dei supporters nerazzurri, che in segno di solidarietà mettono in bella mostra a loro volta uno striscione. L'orgoglio e la dignità della tifoseria granata fa il giro d'Europa. Tutti plaudono alla volontà di difendere i propri vessilli oltre ogni categoria. Gravina sembra accettare il consiglio dei tifosi della Salernitana ed infatti rigetta la richiesta di proroga. La Salernitana o si vende o niente. Il campionato continuerebbe munco, con 19 squadre. Qualora l'alienazione delle partecipazioni non venga realizzata secondo i termini e le modalità previste dal presente strumento, atto notarile, sin d'ora il trustee prende atto che la società verrà esclusa immediatamente dal campionato di calcio di Serie A, stagione sportiva 21-22, e le disponenti accettano tale circostanza. Io non devo fare niente, è già tutto contenuto in quest'atto. Vi invito tutti a cena. Io sono convinto che in 10 giorni si venderà la Salernitana, perché non è possibile oggi ancora continuare a discutere di una realtà di questo tipo a zero offerte, quando ce ne sono 3, 4, 5, 10 dichiarazioni di interesse improvvisamente si polverizzano. C'è qualcosa che non va. O entro il 31 arriva una richiesta... una comunicazione ufficiale da parte dei trustee che hanno definito e accettato una vendita con relative garanzie, con preliminare, e hanno quindi prendono i 45 giorni utili per arrivare alla stipula definitiva. La Salernitana altrimenti dal 1 gennaio è fuori. È un dicembre nero per tutti i tifosi della bersagliera. Intanto l'ultima partita dell'anno contro l'Udinese non si gioca a causa Covid. La stessa cosa accadrà con la prima del 2022 contro il Venezia. Manca poco alla fine dell'anno. Prima sono settimane, poi giorni, poi ore e poi minuti. Le offerte ci sarebbero, ma finora nessuno ha soddisfatto le richieste dei trustee Susanna Esgro e Paolo Bertoli.
protezione accordata a Svizzera, un presidente di un'altra squadra d'Inghilterra, c'è anche una cordata di imprenditori locali e un progetto a capo di due noti professionisti della città. Nessuno però parrebbe consono a salvare la Salernitana. Siamo agli sgoccioli. Si è già pronti a preparare lo spumante per festeggiare la fine dell'anno, ma non la fine dell'incubo cessione, ed il bicchiere pare sempre inesorabilmente mezzo vuoto. Ma vi ricordate dello striscione esposto dai tifosi dell'Ippocampo? Bene, un tal Danilo Iervolino da Palma Campania. Ma chi è quello? Eh sì, tornando, l'avevo detto che tornavo. Ammaliato dall'orgoglio che portava insito quello striscione, decide di accendere il suo computer e di inviare un'offerta improrogabile di 10 milioni di euro per comprare la Salernitana tramite PEC alle ore 23:58 del 31 dicembre 2021. La Salernitana è salva! Ragazzi, ci è appena arrivata la PEC, la Salernitana è nostra! Wow! Brindiamo! Baci! La Salernitana è nostra, girate, 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 festeggiate! Grande, grande, festeggiate, festeggiate, un bacio! La credibilità del campionato italiano è salva. Ed è salvo anche il brindisi di fine anno. La fine del mondo. Sembra che davvero dopo la tempesta, come da sempre avviene, giunga la quiete. Infatti la prima partita del presidente Iervolino, quello, sempre quello, seppur non ancora in carica, la Salernitana la vince in casa del Verona. Il presidente con tutta la sua intima famiglia esulta. Il 13 gennaio, scritto da mano, davanti a notaio Coppa, in Scafati, Danilo Iervolino firma l'atto che lo fa diventare ufficialmente il nuovo presidente della Salernitana. Il presidente è pronto a presentarsi ai suoi tifosi. Ringrazio il dottor Fabiani. L'ho sentito e mi sono complimentato con lui perché ha fatto un grande lavoro dal punto di vista calcistico sportivo. Però io ho anche rimproverato, devo dire, che forse è stato poco attento a creare un rapporto particolare, perché la Salernitana era qualcosa di più di una semplice squadra da gestire dietro una scrivania. Noi ci proveremo a rimanere in Serie A. Stiamo preparando una strategia con un instant team, con un direttore sportivo, il dottor Sabatini, che ha grande esperienza, una persona a cui verrà affidato totalmente il dominio del settore calcistico in questa società. Anche perché sono un neofita e penso che questa società dovrà d'ora in poi sempre essere gestita in una maniera duale. La squadra ha un sinallagma d'amore nei tifosi, i tifosi lo devono avere con noi. Vogliamo portare i ragazzi e le famiglie allo stadio, qua in totale sicurezza. Ma che fai? Stavo cercando una cosa, sinallagma. Ancora? Per creare l'osmosi, Iervolino ha pensato bene di chiamare il più esperto direttore sportivo che si potesse contattare. Walter Sabatini, che si presenterà alla piazza il 17 gennaio. Allora, io non ho mai sentito un presidente o anche un dirigente dire in sala stampa dobbiamo creare un sinallagma. Allora dopo gli ho mandato un messaggio e dico stai attento con i termini perché qui si ingenera una nevrosi collettiva. Io non voglio retrocedere. Non voglio retrocedere, non sono mai retrocesso ed è una cosa che mi ucciderebbe. Quindi siccome amo la vita, spero di continuare a vivere e non essere ucciso da una retrocessione. È una città che si vuole salvare. Io sento una spinta, l'ho sentita da lontano, da Roma, una spinta emotiva impressionante e io su quella farò affidamento perché so che la spinta popolare, l'emozione popolare sradica le sequoie. Ci sarà un'integrazione per ogni reparto, logicamente, poi vediamo che si salva dei titolari attuali, sono tutti in discussione, voglio dire. Chi è votato alla causa, chi butterà il cuore oltre l'ostacolo, ma non a parole, dentro il campo. Io sarò molto attento, perché sarò presente all'allenamento della squadra, come sono sempre stato nella mia vita.
considerazione che ha fatto molto tempo fa una scrittrice, una giovane scrittrice vittoriana, Emily Bronte. Solo gli inquieti sanno quanto sia difficile sopravvivere alla tempesta e sanno anche però quanto sia impossibile farne a meno. Intanto la Salernitana è costretta a giocare per Covid due partite con appena 11 calciatori disponibili. Succede che perde in casa 0-3 con la Lazio dell'ex Copatron e in trasferta il derby col Napoli per 4-1, dove alcune decisioni dell'arbitro fecero alquanto discutere, tanto che ci furono le prime dichiarazioni del nuovo direttore sportivo Sabatini. Ma hanno ripristinato la regola della piazzetta. Siete perde che noi perdevamo col Napoli, perché il Napoli è ovviamente più forte di noi, ma hanno ripristinato la regola ai tre corner in rigore, scusate, perché era tre corner in rigore. Io i rigori, con tutta la generosità che possa averci, non li ho visti, nel primo e nel secondo. Perdevamo lo stesso, ovviamente. La squadra del Cavalluccio Marino intanto è ultima a 10 punti. E il miracolo è proprio di quelli che si possono definire miracolo, miracolo. C'è un miracolo, miracolo, tu andata, c'è miracolo, miracolo. No, ci sta un miracolo, miracolo e un miracolo. Un po' miracolo, miracolo. Eh sì, aveva ragione il saggio Walter. Ci vogliono comunque 6 giocatori, anzi 7, anzi 8. Ma perché non 9? 9? Facciamo 10, o meglio 11. E Sabatini prenderà 11 calciatori nel mercato di riparazione, per quello che lui ed il presidente chiamano instant team. Sforzi, una nota trasmissione di calciomercato su una rete nazionale del digitale terrestre dichiara che la Salernitana ha il 93% di possibilità di retrocedere. Sabatini, colpito nell'orgoglio da tale considerazione, userà per tutto il campionato il 7% di possibilità restante, come un mantra. In generale, quindi, posso dire di essere soddisfatto. Non esaltato, ma soddisfatto. Ho visto con molta rabbia e frustrazione che alcune TV ci danno al 93% retrocessi. E io, come in occasione di una mia vicenda personale in cui mi davano l'80% spacciato, io mi sono giocato il mio 20% che poi si è dimostrato vincente. Anche in questa occasione io mi tengo il mio 7%. Ci hanno attribuito un 93% di possibilità di retrocedere, rimane fuori un 7%, io me lo gioco. Me lo gioco insieme a tutta la società, insieme ai ragazzi, all'allenatore, a tutti. Sarà un 7% che ci avrà un peso specifico molto importante da qui alla fine. La sera del 7 febbraio alla Rechi vanno di scena gran parte dei calciatori voluti da Sabatini contro lo Spezia di Thiago Motta. Scende in campo la prima formazione targata Iervolino. La partita è di quelle particolari. Segna Verdi su punizione. Pareggia Manai sul rigore. Risegna Verdi su punizione. Segna Verde sul rigore. C'è un rigore anche per la Salernitana, ma Valeri non va al VAR. Anche se lo aveva fatto in precedenza per assegnare il rigore contro il Granata. La partita finisce così, 2-2, un buon pareggio che pone le basi per una solida speranza. Il 13 febbraio c'è uno scontro diretto. La Salernitana incontrerà in trasferta il Genoa. La partita finisce in parità. Bonazzoli, messo in tribuna nella partita precedente, segna nel recupero del primo tempo. A molti non piace il gioco rinunciatario di Colantuono. Qualcuno da qualche settimana si chiede: ma perché Colantuono sta sempre seduto e non si muove? La decisione è presa. Stefano Colantuono è esonerato. Gli subentrerà il mister dei miracoli, quello delle salvezze. Ma noi diciamo semplicemente un bravo allenatore che sa come si fa a dare motivazioni e sa come si mettono le squadre in campo. Partita dopo partita. La cosa che mi ha colpito di più intanto è la simpatia che questa squadra esprime da fuori. Io ho visto tutte le partite anche precedentemente, ma le ultime due partite, la mia sensazione è che questa squadra possa avere livelli di miglioramento importanti. E quindi sono arrivato in una società, mi sono reso conto dal momento in cui ho messo giù il piede, che,
che ho voglia di lavorare qui, e quindi questo è un progetto molto serio portato avanti da persone competenti, affermate, e di cui io ne voglio fare assolutamente parte. Il suo esordio infatti sembra certificare quel che diciamo. La Salernitana è in scena contro il Milan, segna Federico Bonazzoli su rovesciata e Milan Djuric di testa, meritando un pareggio che sembra stare anche stretto ai Granata. Nella successiva partita ancora un altro pareggio in casa contro il Bologna. All'incornata di Arnautovic risponde Zortea, che conclude un'azione corale con un preciso tiro da fuori area. Airoldi dà un rigore per fallo su Ribéry. Mazzoleni lo richiama e lo toglie. Il rigore c'era. Il 4 marzo però la Salernitana impatta contro un Inter in forma, prende 5 gol come all'andata, è un incubo, sembra essere tornati indietro nelle prestazioni, quando imbarcare 3-4 gol era normalità. La Salernitana ha molto più consistenza in campo e quello che Bonazzoli fa con i piedi, Djuric completa con la testa e viceversa. Diventano dei veri e propri gemelli del gol. Ma la Salernitana, anche con il Sassuolo, non va oltre il pareggio del 2-2. Anche qui c'è un rigore per fallo di mano che impedisce a Boinen di calciare in rete. L'arbitro non va però al VAR. La sconfitta netta con la Juventus per 2-0 apre la settimana che porta ad una partita che tutti definiscono decisiva, Salernitana-Torino. La partita per buona parte è giocata sotto una fitta grandinata, la Salernitana merita. L'arbitro fischia rigore per il Torino, Belotti si porta sul dischetto, tira ma Sepe para. L'arbitro però fa ripetere il rigore perché i giocatori Granata sono entrati in area qualche istante prima che Belotti tirasse. La partita finisce così, con la vittoria che va ai Granata di Torino. La Salernitana va a Roma, segna dopo pochi minuti con Radovanovic, che tira una staffilata su punizione. La Salernitana mantiene la gara sul risultato di vantaggio fino all'82esimo, dopo aver sprecato un'occasione d'oro con Castanos. Perez tira da fuori e insacca. Poi l'arbitro fischia un fallo ad Ederson dal limite, un fallo che si vedrà poi inesistente. Da quella punizione nascerà il gol di Smalling, che farà vincere la partita alla Roma all'85esimo. La prestazione dei Granata è convincente. Per la prima volta Nicola gioca con 3 difensori e 2 quinti. Sarà questa la chiave della svolta che dovrà arrivare o che forse in realtà è già arrivata. Anche a Roma i tifosi Granata, come sempre numerosi, si contraddistinguono, ricevendo anche i complimenti di Mourinho. Ma i malumori per gli arbitraggi che sembrano perseguitare la Salernitana costringono il patrono Iervolino ad esprimere un disappunto ufficiale alla Lega e alla FIGC, proponendo una riforma del sistema arbitrale. Intanto si avvicina la Pasqua e nel Sabato Santo la Salernitana è di scena a Genova contro la Sampdoria, anch'essa tra le possibili squadre in lotta salvezza. In 6 minuti, prima Fazio e poi Ederson mettono a segno 2 gol. Risulterà vano così il gol dell'ex Caputo. La Salernitana vince la sua terza partita del campionato. Lo fa contro una diretta concorrente. Lo fa nel giorno del Sabato Santo. Ignara che sarà proprio quella la partita della risurrezione. Dopo la Sampdoria, la Salernitana avrà una serie di partite da giocare in vicinanza di tempo. Tra queste saranno incluse i 2 recuperi, il primo dei quali lo giocherà il 20 aprile in casa dell'Udinese. La partita è di quelle toste, le squadre si equilibrano e quando l'Udinese sembra averne di più, dopo che questa sfiora l'82esimo il gol vittoria con De Lofei su punizione, Ederson fa una cavalcata, porta palla in avanti e poggia su Simone Verdi che lascia partire il tiro che va a segno all'83esimo. La Salernitana vince la sua seconda partita consecutiva e lo fa in trasferta con una delle squadre più in forma. Ora davvero si può parlare di una vera forza. Dopo appena 4 giorni in casa arriva una big, in lotta per la zona UEFA, la Fiorentina.
una squadra carichissima, reduce da 6 risultati utili consecutivi, tra cui un'importante vittoria in trasferta contro il Napoli. Alla Recchi c'è il pubblico delle grandi occasioni, circa 29.000 spettatori. Lo stadio esplode con una scenografia fatta di coriandoli, stile bombonera. Tutta l'Italia, tutti i tifosi, anche di squadre acerrime rivali, plaudono ai tifosi granata e all'impresa che alla fine compirà la Salernitana di Nicola. Vincerà infatti per 2-1, reti realizzate per il cavalluccio marino dai gemelli del gol. Djuric apre di testa, Bonazzoli, di rapina, riporta la Salernitana in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Saponara. La Salernitana vince la terza partita di fila, in appena una settimana. L'Italia calcistica incomincia a leggere una vera e propria appassionante favola. Dalla partita con la Fiorentina c'è chi tifa la propria squadra, chi in seconda battuta la Salernitana e chi mente. Spettacolo del tifoso della Salernitana, come ogni parte, complimenti veramente. Bello, bello, bello. Mamma mia. Mamma mia, Salernitana che batte 2-1 la Fiorentina, ma che squadra, che carattere, che Nicola, allenatore mostruoso, clamoroso, grandissima squadra e io spero con tutto il cuore di poterli sfidare ancora in Serie A. Mi hanno fatto veramente oggi quasi commuovere, il tifo, mamma mia, pazzesco, dai, dai e dai. Tutto pieno, stadio tutto pieno di tifosi della Salernitana, mamma mia. Spettacolo, veramente che emozioni. E questa Salernitana adesso ci crede veramente alla salvezza. Applausi, solo applausi per loro. Terza vittoria consecutiva. Vabbè, vai giù. Con un pubblico del genere non puoi, cioè, vai giù, è un pubblico spettacolare. Con tutta la rivalità che ci possa essere, per l'amor di Dio. Oggi la Rechi è una bolgia. E complimenti alla sanità. L'unica cosa negativa è che abbiamo perso te bollette, purista. Ma ragazzi, vedo, guardate, ancora ci sono le mani, vedo il pubblico. Ragazzi, ma è pieno lo stadio, è pieno. Ma ste robe qua vanno al di là, ripeto, al di là. Po' gente che ha smesso di lavorare anzitempo per presentarsi lì e dare un supporto morale alla squadra. Io ripeto, tutte ste robe mi tirano fuori delle emozioni, senza ombra di dubbio, perché grande Nicola, grande Sabatini, grande proprietà, grande folla, e grazie a questa tutte queste componenti si sta avverando un vero e proprio miracolo. A questo punto io, lo sapete, adoro queste imprese, sono diventato praticamente il primo tifoso della Salernitana, ragazzi, spero veramente che si compia Salerno. Complimenti a tutti, nessuno escluso, dal primo all'ultimo tifoso, dal primo all'ultimo giocatore. Appena finita Salernitana-Fiorentina, 2-1 in favore della squadra di casa. Non ci sono nemmeno parole, forse una detta da un grande poeta, che è quella di dire in questi casi chapeau. Questa piazza, raga, una piazza, credetemi, molto importante. Raga, sono appena saliti dalla Serie B, sono caldissimi. Io sono di Napoli, si sente, lo sapete, perché io sono ovviamente milanista. Però, raga, a parte la rivalità, per gli appassionati di calcio non puoi non apprezzare un percorso del genere, raga. La Salernitana quest'anno è stata distrutta, nel senso che ci sono state tante situazioni che ti portano tanti problemi. Il cambio di proprietà. Io il voto che do alla Salernitana per il mercato è 10 su 10. Io partirò il mio video non parlando della partita, ma parlando dello stadio. Uno stadio assolutamente clamoroso, una cornice di pubblico impagabile. Io naturalmente ho seguito la partita dalla televisione, però c'erano delle inquadrature, quando inquadravano le panchine, quando inquadravano a bordo campo, sembrava di essere dentro la tribuna. C'era questo tifo, c'era questo battimani simultaneo che era una cosa proprio di spettacolare. Questa è una Salernitana dei miracoli, questa è una Salernitana che è la sublimazione, che è il capolavoro da parte di Sabatini, che è il capolavoro da parte di Davide Nicola. Sì, Riccardo, guarda, c'è stato un tifo che è un qualcosa di straordinario, un qualcosa di impagabile. Io non voglio svilire quello che si è visto in campo, che è stata comunque una bellissima
bellissima partita, mamma mia, però sugli spalti c'è stato un qualcosa di coinvolgente, un qualcosa di assolutamente unico, perché sono rimasto inebriato veramente da questi tifosi della Salernitana, veramente un tifo incredibile, un'atmosfera da brividi per me che ho visto la partita da casa, figuriamoci per chi era lì. Nel calcio non sempre raccogli. Già contro la Roma devo dire che la Salernitana aveva disputato un'ottima partita, alla fine la Roma aveva vinto con delle individualità. Il mio pronostico per fine anno è certamente Roma e Fiorentina in Europa League, spero Salernitana salva. Volano coriandoli, non sto più nella pelle, la Salernitana ha vinto anche oggi. Il Cagliari alla penultima c'ha l'Inter, quindi cari salernitani vi possiamo fare un bel piacere, però non dovete contare sugli altri, perché in questo momento il destino non è ancora nelle vostre mani, siete ancora sotto al Cagliari, però potrebbe diventarlo se vincete quei benedetti scontri diretto. Devo dire che la Salernitana mi ha fomentato, mi ha gasato, quindi cari salernitani, io ve lo auguro con tutto il cuore, quindi veramente vorrei la Salernitana anche l'anno prossimo in Serie A. Sono contento perché la Salernitana ha vinto, Ale. Che bella partita ha fatto la Salernitana, 3 vittorie di fila e poi contro la Fiorentina, una Fiorentina in forma. Io sono contento, da napoletano, da campano, non posso essere che altro contento. Mamma mia, al gol della Salernitana la reti è scoppiato, ha zumbato, mamma mia, bello. Ma quanti tifosi c'erano allo stadio? Bellissimo, ragazzi, è stata un'emozione vedere questa partita. I coriandoli per tutto il campo, bellissimo. I ragazzi della Salernitana piangere, emozionati, vai giù. Bello, tutto bello, oggi è una giornata stupenda per i tifosi della Salernitana, ma anche per i tifosi campani, anche se sei del Napoli, non puoi che emozionarti ad applaudire alla Salernitana. Speriamo che resti in A, io voglio che resti in A la Salernitana. Il 2 di maggio la Salernitana andrà a Bergamo, contro un'Atalanta che è costretta a vincere se non vuole perdere la possibilità di andare in Europa. La Salernitana apre le marcature con Ederson, sembra fatta, se non fosse che all'88esimo Malinowski si esibisce in un passante filtrante per Pasalic che insacca il definitivo pareggio per 1-1. La Salernitana non perde più ed ottiene il suo quarto risultato utile consecutivo, un punto d'oro. Dopo appena 3 giorni la Salernitana recupererà la partita con Venezia. Questo sì che è uno spareggio, chi perde praticamente con un piede in B. Il pubblico è nuovamente quello delle grandi occasioni. Segna Bonazzoli sul rigore. Poi, dopo il pareggio del Venezia ad opera di Henry, al 67esimo Simone Verdi insacca il gol decisivo del 2-1. Per la prima volta la Salernitana è in zona salvezza, per la prima volta si riesce a rimirare le stelle. L'occasione è ghiotta, lo scontro col Cagliari darebbe quasi la matematica certezza della salvezza, portando la Salernitana a più 4, ma c'è un problema. Quale problema? I giocatori della Salernitana avranno tutti un polmone di acciaio? Avranno dei muscoli di ricambio? La partita col Cagliari si giocherà infatti dopo appena 3 giorni. Il match inizia davanti a circa 30.000 spettatori. La Salernitana va in vantaggio con un calcio di rigore ben tirato da Simone Verdi. Al 98esimo minuto la Salernitana è sull'1-0 e ha 4 punti sul Cagliari. Bene, è fatta! Ma non consideri il 99esimo? Il 99esimo? Sì, il 99esimo minuto in cui svetta di testa altare e infilza la porta di Sepe. Il dramma ha inizio, il campionato non finisce qui, si dovrà lottare ancora. La Salernitana per la partita del 14 maggio contro l'Empoli ha di nuovo una settimana di preparazione a disposizione. Se dovesse vincere, sarebbe, nel caso di sconfitta del Cagliari con l'Inter in piena lotta per lo scudetto, salvezza matematica. In settimana il presidente Iervolino fa anche richiesta di far giocare le partite della penultima giornata in contemporanea. La richiesta è respinta.
Empoli e Salernitana giocheranno alle 15 di una domenica calda e afosa. Segna Cutrone. La Salernitana riagguanta il risultato con una meravigliosa rovesciata di Bonazzoli. All'84esimo Mamadou Koulibaly, da poco entrato, va in area a raccogliere un cross di Diego Perotti. Viene atterrato. L'arbitro, richiamato dal VAR, assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Perotti. Se il pallone va in rete, gli oltre 7.000 spettatori granata andrebbero invisibili. Le tristi lacrime delle prime giornate potrebbero finalmente tingersi di gioia. Perotti, davvero leader, si prepara a calciare. Vicario para. Il sogno non è realtà. Si deciderà tutto all'ultimo. Le lacrime sono quelle di un Perotti affranto, che impatta contro un Vicario che in questa partita ha davvero parato l'impossibile. All'ultima la Rechi è stracolmo, sold out. Per l'occasione si è riuscito a riaprire una piccola porzione di Curva Nord. Sono 30.000 gli spettatori. Dovranno fare la parte del leone, anche loro, se vogliono rimanere in alto. Il 22 maggio in campo ci sarà l'Udinese, che vuole vendicare la sconfitta in casa di un mese prima. La partita non ha storia, o meglio, ha una storia a senso unico. L'Udinese ne fa 4 alla Salernitana, che, sfortunata, coglie 2 pali e vede infrangersi su un Padelli davvero in forma ogni possibile gol. L'ansia sale. Il Cagliari, d'altronde, gioca in casa di un Venezia che è già retrocesso. Ma vi ricordate cosa abbiamo detto prima? Il Venezia da sempre nel destino della Salernitana. E lo sarà per l'ennesima volta. Riesce a pareggiare per 0-0 col Cagliari. La Salernitana, che era a 2 punti di vantaggio, è salva. L'apoteosi è servita. La Salernitana vivrà felice e contenta, con una salvezza storica ottenuta con il punteggio più basso. Conscia che questo record fa il paio con la retrocessione con il massimo punteggio ottenuto sempre dalla Salernitana nel 98-99 con 38 punti e anche nel campionato 47-48 concluso dalla Salernitana a 47 punti se assegnassimo alla vittoria 3 punti come oggi. Questa è una favola dei giorni nostri, è una favola adatta a tutte le età, fatta di fiato, di urla, di pianto e tanto, tanto coraggio. È una di quelle favole che a raccontarla non ci si crede, sulla quale d'ora in poi non vi possono essere più tutti.